Mi trovo a Montesi, siamo in piena raccolta, vedete qua c'è un carro agevolatore, questa è l'azienda di Passini, adesso facciamo due chiacchiere con chi sta raccogliendo questa varietà di patate. Sono in compagnia di Alberto Passini, buongiorno Alberto, qua c'è tutta la famiglia impegnata, allora voi siete un'azienda che produce patate, siamo a territorio di Montesi, lo dicevo prima. Quanti ettari avete investiti in questa patata? Abbiamo circa 2,5 ettari in patate e ne piantiamo di 5 varietà diverse. Adesso stiamo raccogliendo la Desirée, che è rossa a pasta gialla. Poi abbiamo 2 varietà di bianche, Kennebec e Elbeida. Poi 2 varietà di gialle, Spunta e Levante. Allora, tutta la famiglia qua è impegnata nella raccolta, c'è tuo fratello, tuo papà alla guida, insomma, quindi è una festa quando si raccolgono le patate. È una bella favola, diciamo. Senti, un'azienda strutturata la vostra che non coltiva solo patate, cosa coltivate anche nel vostro podere? Allora, abbiamo altre coltivazioni come grani antichi, farro, e grano Altamira, che è un grano tenero convenzionale che utilizziamo anche per fare la pasta, e comunque tutte le coltivazioni sono biologiche, quindi tutti i prodotti che facciamo, diciamo, servono per completare quella che è la rotazione che il biologico e la natura in sé. Sono molti anni che siete certificati bio? Siamo certificati biologici, abbiamo iniziato la conversione nel 2020 e ad oggi è tutto certificato biologico. Poi c'è la difficoltà di produrre in montagna, perché in questo momento siamo in un terreno con una pendenza non tanto forte, ma ci sono anche altre situazioni in cui a volte è più difficoltoso produrre patate. Sì, diciamo che non è il massimo per la comodità, però ci si attrezza con quello che serve per riuscire a fare questo lavoro anche qua. In quanti lavorate quindi normalmente durante l'anno in azienda? Normalmente durante l'anno ci sono io, adesso c'è anche mio fratello, poi dopo mio padre, lui ormai è in pensione, quindi ci dà una mano quando ha tempo e quando ne ha voglia, perché può permetterselo adesso. Però siamo noi, diciamo, è tutto fatto in famiglia. Nel territorio appenninico, quando si inizia a mettere a dimora, a piantare il tubero? Noi, diciamo, iniziamo di media in base un pochino a quelle che sono le previsioni meteo, un po' l'andamento stagionale, comunque dalla metà di marzo in avanti ogni momento è buono. Quest'anno siamo stati intorno al 10 di aprile. Quindi avete evitato le piogge di quel periodo o è stato precedente, la semina? È stato un momento dove c'era anche abbastanza secco e quindi avevamo anticipato le piogge, che poi sono venute verso la fine del mese, addirittura verso il 20-25 anche nevicato, quindi avevamo già piantato noi. Quindi è andata bene sostanzialmente. Sì, abbiamo trovato il momento giusto. Quindi, questa raccolta fin quando si protrarrà? Diciamo, normalmente, il periodo, diciamo, di raccolta va da settembre fino a? Siamo una media tra il 20-25 di agosto fino al 20 di settembre come tempistiche. Poi dipende chiaramente da quanta roba c'è, da quanto tempo ci vuole, dalla stagione, da tantissime variabili. Tutto è condizionato dal meteo, anche oggi è una giornata ventosa, sta piovigginando, però finché è così si riesce a raccogliere. No, finché è così adesso si inizia ad andare bene, avendo piovuto negli scorsi giorni, adesso si inizia a raccogliere bene, il prodotto è anche abbastanza pulito, bello fresco, quindi si conserva anche meglio durante la stagione, però sì, rimettono pioggia, quindi oggi cerchiamo di raccoglierne il più possibile, poi dopo ci fermeremo un'altra volta. Quali sono le problematiche nel coltivare patate in montagna? Ci sono anche il cinghiale molto diffuso nel territorio, quindi so che questo può essere un elemento che porta danno a questa coltivazione. Sì, abbiamo qualsiasi animale selvatico che ci dà da fare, quindi noi tutte le coltivazioni, che sia grano, che sia il castagneto, che sia le patate, le dobbiamo sempre tenere recintate
e cercare di tenere sempre puliti i recinti da lasciare fuori gli animali. E poi sì, non è comunque semplice riuscirci lo stesso. Negli ultimi anni c'è una presenza abbastanza importante di istrici, questo è un elemento anche di disturbo per la coltura? Sì, abbiamo anche quelli, e abbiamo tipo oggi no, però l'altro giorno, come abbiamo iniziato la raccolta, avevamo tutte le patate scoperte perché la notte comunque qualche animale aveva lavorato, quindi insomma bisogna lavorare di più anche per queste variabili, quindi è uno stress aggiuntivo. Senti, in un'annata buona quanti quintali di patate si possono produrre su base ettaro? Su base ettaro diciamo che chi potesse... Non è facile da stimare perché sono anni che non vediamo delle produzioni grandi accettabili. Rese. Però su base ettaro chi potesse fare anche solamente 300-350 quintali sarebbe già un bel andare. Poi roba biologica sarebbe ancora più difficile, però sarebbe bello. Viene valorizzato sul piano economico il prodotto biologico? Oltre ad avere un marchio che comunque è riconosciuto. Sì, viene apprezzato, però attualmente non valorizzato come dovrebbe, perché comunque si dà alle persone da mangiare un prodotto che è sano e una volta che è certificato biologico è un prodotto anche sicuro. Quindi ci sono per forza e sicuramente dietro i controlli che ci devono essere, e quindi la gente dovrebbe valorizzarlo anche dal punto di vista economico e non lamentarsi sempre dei prezzi e tutto, perché come vedete la situazione in cui lavoriamo sono al limite, ecco. Senti, voi avete anche il vostro magazzino, quindi confezionate il prodotto e fate una vendita direttamente in azienda, oppure avete anche una rete commerciale che va al di fuori? Facciamo un po' di tutto da quel punto di vista lì. Abbiamo sì il confezionamento, la pulizia in magazzino, e dopo la vendita la facciamo sia ai privati che vengono in azienda, ai nostri clienti soliti che sono abituati a venire in azienda a comprare, e oppure abbiamo rivenditori, abbiamo fruttivendoli, abbiamo piccole e grandi realtà che comunque ci aiutano nel vendere il prodotto, ecco. Allora Alberto, qua siamo arrivati quasi alla fine di questa, diciamo, come viene chiamata tecnicamente? Questo è un solco. Un solco. Allora, siamo arrivati alla fine di questo solco. Poi tu hai detto che avete anche un vostro magazzino, magari dopo andiamo a vedere anche cosa fate all'interno del magazzino, eh? Ecco qua, siamo nello stabilimento di lavorazione delle patate. Prima, mentre stavamo raccogliendo, Alberto, io ho fatto una presentazione frettolosa. Tu sei un giovane agricoltore, sei laureato in agraria e la tua prima attività è stata questa, quindi è stato, come si suol dire in termini tecnici, il primo insediamento in agricoltura, e quindi con degli investimenti anche importanti a partire da questa struttura e anche questa linea di trasformazione e lavorazione. Sì, esatto, è stato la mia passione da tanto tempo, che studiando man mano ho acquisito quella consapevolezza in più del saper fare, dell'avere la tecnica dietro, la teoria dietro, quindi sono riuscito a laurearmi all'Università Bologna di Tecnologie Agrarie, e poi dopo un mesetto ho colto l'occasione che mio padre doveva chiudere l'azienda per via della pensione, quindi io ho rilevato tutta l'azienda e da lì ho iniziato con gli investimenti, con quelle migliorie, diciamo, che secondo me erano giuste e necessarie. Pare giusto, anche perché se ne parli con passione, si vede che veramente ti piace l'attività. Noi in campo abbiamo visto la raccolta della Desiree, quindi questa buccia rossastra, rossa, invece questa è un'altra varietà? Sì, questa è spunta a pasta gialla, anche questa è una delle varietà tradizionali che abbiamo dentro al marchio della patata di Montese,
e è una pasta gialla che si comporta benissimo da far fritta, da fare al forno, per quelle preparazioni dove abbiamo bisogno di una certa struttura durante la cottura, quindi una patata che non si rompe, non si sfarina. Ed è una patata che, in quanto a gusto, è una patata molto, molto valida, ecco. Alberto, qua è una selezione manuale, c'è anche una selezione ottica in questa macchina che viene fatta, che quindi divide le pezzature sostanzialmente? Diciamo, non è una vera e propria selezionatura ottica, ma è anche quella meccanica, quindi abbiamo una divisione che avviene in base alla dimensione della patata su un nastro, che avviene successivamente a questo, diciamo. E poi abbiamo, oltre una selezione manuale, quella meccanica, abbiamo anche una spazzolatura del prodotto, così da renderlo un pochino più lucido e da poter togliere quelli che sono tutti i residui di terra, le impurità, che comunque, quando si insacchetta questo tipologia di prodotto, lo lascia, diciamo, al di sotto, quindi in macchina le persone, insomma, diventa una cosa sgradevole, diciamo. Prima di farci vedere la parte della insacchettatura e le pezzature piccole, che destinazione hanno delle patate? Il piccolo viaggia tutto come il biologico nel prodotto da consumo, il piccolo viaggia come semente biologica, anche quella, quindi viene riutilizzata per il prossimo anno per essere seminata e per avere una nuova produzione, ecco. Alberto, questa linea ti consente di fare i pesi giusti per insacchettare le patate? È studiata appositamente per fare in modo che ci sia esattamente il peso? Sì, abbiamo due nastri. Abbiamo un nastro più grande che mi permette di portare il peso fino a 3 kg circa, e il nastro piccolo invece mi consente, patata dopo patata, di coprire quei 2 kg che mancano, così da avere il peso il più preciso possibile, così da avere meno lavorazioni dopo, durante la chiusura del sacchetto, diciamo. Che è qua in fondo. Esatto. Alberto, un comando pedale ti consente di, diciamo, confezionare il sacchetto. Esatto, sì, così questo è il sacchetto con il peso che abbiamo impostato nel computer, e tramite il pedale abbiamo azionato lo scaricamento, così la macchina riesce nuovamente a riempire la bilancia, così da avere una nuova pesata pronta. Quindi una linea che non si interrompe mai, praticamente. Sacchi da 3 kg, 5 kg, 10 kg? Sì, noi possiamo fare tranquillamente dai 2 kg fino ai 12 kg, 12 kg e mezzo, che è la misura di la quantità di patate che riesce a stare dentro la bilancia proprio fisicamente. Un'ultima cosa, Alberto, poi ti lasciamo, è lo stoccaggio delle patate durante l'anno, quindi nel magazzino, qui siamo in montagna, quindi le temperature sono fresche, fino a quando, diciamo, si possono mantenere in buone condizioni le patate? Noi le manteniamo qua a temperatura ambiente in condizioni accettabili tranquillamente fino a febbraio, marzo. Dopo iniziamo ad avere un pochino di problematiche di germogliazione, di avvistimento, quindi perdita di liquidi. Insomma, abbiamo dopo delle problematiche diverse che la frigoconservazione potrebbe aiutare, diciamo. Bene, grazie Alberto. Noi continuiamo a parlare di patate perché ci occupiamo anche di quella di Tolè, e adesso vediamo che cosa succede in quel territorio, in quella parte di Appennino.